Noi pensiamo a un municipio che sia accogliente, che sia un bel municipio per i residenti, dove si possa vivere bene, dove le famiglie possano crescere i loro figli felicemente, ma anche un municipio che guardi con atteggiamento positivo verso i nuovi cittadini e sappia attrarre tutti i cittadini genovesi e soprattutto sappia attrarre il turismo, quindi accogliere in maniera positiva e fare dell'accoglienza un'economia, un valore economico che possa far crescere tutta la nostra città. Per fare questo un municipio deve essere più verde, deve avere una buona cura del suo territorio, delle buone manutenzioni e deve essere un municipio che metta al centro il sociale. Noi pensiamo ai bambini, ai portatori di handicap, agli anziani, al più grande centro storico d'Europa, è meraviglioso, ha tantissimi angoli che non vengono ancora battuti dai turisti, dobbiamo farli conoscere di più, dobbiamo farli conoscere ai nostri bimbi, ai giovani, ai cittadini e fare anche di questo un valore economico. La sfiducia nasce da tante cose diverse. Dagli effetti negativi che la crisi economica butta sulle spalle delle persone. Il lavoro si fa attraverso i grandi investimenti, si fa stimolando attività che poi si svolgono anche nelle città, nelle piccole comunità, anche nei singoli paesi. Però è chiaro che il ruolo centrale è nelle mani del governo nazionale. Ma bisogna anche evitare di commettere l'errore opposto, pensare che basta un'azione efficace, corretta, fatta a Roma perché il problema si risolve. Anche le città hanno le loro funzioni e devono fare tutto ciò che serve per attirare investimenti.